però un caffè posso offrirtelo, dai. Ma certo, grazie. Che te lo devi fare? Va bene. Vai. Sei chicchi, vai. Apri. Apro qua. Bello. Proprio guarda. Bello. Sai qual è la vera e unica differenza col bar? Qual è? Che non lo paghi. Un po' agitatino stasera, eh. Beh, vieni a trovarci Renato Pozzetto, tu non sei agitato. Sì. L'idolo di una vita, tutte le cose più belle, fatte. Quante ne ha fatte? Permesso. Aspetta che è arrivato, vado. Mm. Permesso. Avanti. Michele, oh, ciao Michele. Benvenuto. Come va? Benissimo, tu? Ma, questo è lo studio, sì. Studio, elegante, eh? Sì. Okay, allora grazie, allora, grazie perché mi aiuti a fare una cosa difficile, che è raccontare te, Enzo, Iannacci, quel momento. Io da solo non l'avrei saputo fare. Un giorno Iannacci è entrato in un'osteria. No, non è così. Ha trovato Cocchi e Renato. Un giorno io e Cocchi ci siamo incontrati, avevamo okay. 2 anni, eravamo sfollati sul Lago Maggiore, diventiamo amici, passano gli anni, impariamo a suonare la chitarra e a cantare delle cose e a Milano frequentiamo un'osteria e lì con un bianco passavamo un pomeriggio a raccontarci le nostre cose. E da lì, invece, subito dopo avete incrociato gli altri, Iannacci, Foga, Haber, no, non proprio lì. Non proprio subito dopo, perché clienti di quell'osteria che si chiamava Occa d'Oro, l'osteria, erano anche un marito e moglie, diciamo, Mantegazzo, una coppia, i quali aprono una galleria d'arte notturna e di lì sono passati Dario Fo, Iannacci, Gaber, Bruno Lauzi, quelli che erano i nostri miti e che noi non avremmo mai pensato di incontrare, invece poi siamo diventati amici e è cominciata la nostra esperienza di saltimbanchi. Beh, voler bene Enzo Iannacci non era una cosa difficile. Non era difficilissimo. No, era talmente bravo, talmente genuino, talmente geniale. Quanto ci manca Enzo? Ci manca tantissimo. Nelle piccole, nelle grandi cose di ogni giorno, quelle che ci regalava come fosse normale. Enzo è stato un geniale improvvisatore jazz. È stato un compositore di canzoni perfette, di battute surreali e di tormentoni popolari, pop. Ma solo nel senso che tutti li conoscevano. Quando parliamo dei personaggi di Enzo Iannacci, teniamo presente sempre l'umiltà, perché come Charlie Chaplin, Enzo li amava tutti. Ora, a un primo sguardo un po' distratto, si potrebbe pensare che li mettesse in ridicolo. Eppure, ascoltando i testi di Enzo, c'è una carezza per tutti loro e c'è soprattutto una canzone, un personaggio, l'Armando. L'Armando parla di un sospettato per un delitto di gelosia e lentamente scopriamo cosa è successo veramente. Di quell'uomo si dice che l'ucciso era proprio come un gemello per l'assassino. Ecco, in quelle parole, proprio in quelle, c'è l'amore di Enzo Iannacci per noi, che siamo tutti folli e terribilmente inadeguati.